Bene, buongiorno a tutti, grazie per essere venuti. È un momento importante, è un momento importante non solo per la ricorrenza del 2021, come tutti ben sappiamo, 700 anni dalla morte del sommo poeta, e consentitemi di utilizzare una formula sicuramente già molto abusata, ma mai come quest'anno l'anniversario ci ricorda l'ultimo endecasillabo dell'inferno e quindi riusciamo a rivedere le stelle. Arriva proprio un momento di uscita dall'emergenza sanitaria, comunque insomma, di spiraglio di questa uscita che sarà ancora comunque attenzionata. E cacao, però devo dire che siamo proprio quasi a rivedere l'esterno. Quindi è con enorme piacere che ci possiamo anche ritrovare qui in questa bellissima sala della nostra Pinacoteca a presentare i tesori danteschi della Biblioteca Barberini. È un evento che ha domani, un evento che ha un patrocinio della Regione Liguria, però diciamo che è un evento nato da un'idea dell'assessore Rodino, insieme alla dottoressa Donato, che per noi sarà una cavalleria, ed è importante che delle opere meravigliose che sono conservate nel fondo antico della Biblioteca Barberini, poi ovviamente ve ne parleranno in modo più esaustivo le persone sotto questo tavolo. Tesori che sono comunque visionati, ma con molte cautele, sono invece allestite qui nella sala che poi andremo a vedere dalla Pinacoteca e fruibili al pubblico. Io ho concluso il saluto, adesso lascerei il posto alla dottoressa Donato qui e mi vado a sedere in prima fila e concluisco la vostra discussione. Grazie. Allora, visto che poi anche per motivi di sicurezza sarebbe poi difficile farli visitare e apprezzare quanto esposto ai giornalisti, la mostra apre domani, quindi è meglio che voi veniate a vederla in assenza di pubblico in modo tale che possiate apprezzare quanto esposto. Diciamo che l'idea è arrivata nel momento in cui il dottor Genzone, che è il direttore della Biblioteca Civica, mi ha comunicato che da parte dell'Archivio di Stato di Genova era pervenuta la richiesta di prestito del Codice Sansoni, che è una delle due opere che sono esposte, perché nel prossimo autunno ci sarà una esposizione dedicata proprio a questa ricorrenza dantesca, per la quale hanno richiesto il nostro codice, proprio perché è uno dei migliori esempi precedenti dell'opera dantesca. Quindi il mio pensiero è stato, dal momento in cui questi volumi sono conservati e difficilmente accessibili, appunto come diceva il sindaco, è opportuno che la cittadinanza e anche i turisti che vengono a visitare la Pinacoteca possano avere l'opportunità di ammirare queste opere, perché come tante cose che abbiamo a Savona sono delle perle spesso nascoste, però ci sono questi tesori. Ed è giusto dare la possibilità di mostrarli. Quindi, oltre al codice Sansoni, è esposto l'incunabolo boliniano, di cui poi vi parlerà meglio anche il direttore della biblioteca, e questi due volumi sono naturalmente sotto una teca perché devono essere protetti, però sono state realizzate delle riproduzioni delle miniature presenti nel codice Sansoni, che sono esposte alle pareti, e alcune riproduzioni delle xilografie presenti nell'incunabolo boliniano. Quindi voi vedrete questa sala allestita in questo modo. La mostra inaugura, quindi apre al pubblico da domani, sarà aperta fino al 18 luglio.
consiglio. Troverete poi, vi arriverà per posta sia un paio di immagini, sia anche un piccolo testo descrittivo e riassuntivo proprio di quanto vi stiamo spiegando ora, compresi gli orari di apertura, perché per promuovere questa iniziativa avremmo concordato di lasciare la domenica mattina con l'ingresso gratuito, perché la sala in cui si trova l'esposizione è proprio all'interno del percorso costruttivo della vita politica. Diciamo che oltre al fatto di aver ottenuto il patrocinio della Regione Liguria, questa mostra, questa esposizione si inserisce anche all'interno degli eventi della città di Lecce, che vi ricordo che era qualifica che la città di Savona ha ottenuto e che anche grazie ad eventi come questi mantiene e ci sta perfettamente nell'elenco delle attività che caratterizzano una città che regge. Diciamo che per quanto riguarda i dettagli sui volumi esposti, lascio poi la parola al direttore Genzone. Voglio ringraziare la dottoressa Donato per la collaborazione, perché nel momento in cui in una situazione come studenti di difficoltà, carenza di personale, carenza di risorse, entrambi si sono attivati immediatamente e sono riusciti anche grazie all'aiuto di un tirocinante, sì, che dobbiamo ringraziare anche lui, Gabriele Cordini, però lo ringraziamo perché hanno contribuito a produrre quello che poi vedrete fra poco. Quindi grazie a voi e grazie a tutti. Non so che cosa posso aggiungere ancora. L'unica cosa che per una serie di coincidenze fortunate, credo, l'abbiamo allestita anche in un angolo della Pinacoteca particolarmente idoneo, per cui vedrete che è veramente molto molto gradevole. E come suggeriva anche a dirigente, ricordiamo, siamo i nostri fraschieri. È da aggiungersi. Abbiamo prestato due opere di Fraschieri nel Museo di Verona, alla Galleria d'Arte Moderna di Verona, dove sono stati allestiti proprio un paio di giorni fa, e nell'ambito della mostra dedicata ad arte. E l'immagine simbolo della mostra è il nostro Fraschieri. È l'immagine scelta, il nostro dipinto è stato scelto come immagine del materiale promozionale della mostra. La mostra si intitola sulla strada di Scena Spider. Sì, il mito di Verona. Sì. Adesso esattamente si trova di scelta il mito di Verona. Ma allora, buongiorno. Due parole su quello che è stato esposto e che poi andremo a vedere. Il primo volume è noto come Il codice Sansoni. È un'edizione della Commedia di fine 1300, manoscritto di scuola fiorentina con sei miniature, appartenuto alla famiglia Sansoni Riario, arrivato a Savona intorno alla fine del 400, essendo appartenuto alla famiglia fino a quando all'inizio del 400 viene donato all'avvocato, che adesso non mi ricordo più il nome, Giuseppe Nardi. L'avvocato Giuseppe Nardi fa un piccolo restauro, ovvero sia rifà la copertina mantenendo le porte originali, che purtroppo non si vedono perché il libro è aperto, è esposto aperto, e lo dona, come dice nella citazione di donazione, perché questo non si può vedere, alla biblioteca della strada scena, biblioteca della sua patria. Entrambi i pezzi fanno parte di poco meno 3.000 volumi che i vari cittadini savonesi donano alla nascente biblioteca tra il 1843, quando viene deciso l'istituzione, e il 1845, quando apre
la biblioteca civica, in seguito nominata, diciamo, denominata ad Antonio Carlini. Il codice Sansoni, appunto, rimane quindi poco conosciuto agli studiosi fino alla fine dell'Ottocento. Il primo vero studio che viene fatto è all'inizio del Novecento, Antonio Fiammazzo, giovane studioso padovano che giunge a Savona per fare prima il docente di materie letterarie al Regio Liceo Cabrera, di cui poi diventerà anche preside. Fiammazzo nella sua opera dice: mi è stato detto che altri hanno studiato bene, non hanno dato nulla, e quindi faccio questo studio. Lui esamina tutta l'opera, sono 334 carte in formato 37 cm, quindi abbastanza grande, su pergamena. Lo esamina mettendolo a confronto con tutti gli altri manoscritti danteschi che si conoscevano, e fa un esame delle varie varianti. Ovviamente il manoscritto, non essendo stampato, ogni edizione poteva essere diversa, differente dalle altre. Fiammazzo, dicevo, fa una pubblicazione nel 1909 da tipografia Bertolotto, e appunto in cui esamina questo manoscritto. La seconda opera invece è stampata a Brescia da Bonino Bonini, che era un grande tipografo dalmata di allora Ragusa, oggi si direbbe Dubrovnik, che viene considerata la prima edizione illustrata della Commedia, nel senso che fino ad allora c'era stato qualche tentativo di illustrazione, ma lui è il primo. L'opera contiene 68 xilografie, quindi incisione su tavola di legno, non è completa, nel senso che probabilmente per motivi probabilmente anche economici fanno sì che sono riccamente illustrate in ferro e purgatorio, 67 tavole complessivamente. Il Paradiso solo la prima, peraltro gli studiosi dicono anche che, diciamo, l'argomento sembra più del purgatorio, che abbiamo citato una tavola prima destinata al purgatorio che dopo l'hanno riciclata nel Paradiso. C'è solo questa tavola. Sull'opera, entrambe le opere hanno dei commenti. Il codice Sansoni è commentato da Jacopo Dallana, che era considerato uno dei più famosi commentatori di scuola bolognese. Il Dattini, l'opera di Dattino Dattini invece ha un altro commento di un altro studioso, sempre fiorentino, anche questo. Entrambe le opere, appunto dicevo, fanno parte del nucleo centrale, del nucleo originario della Biblioteca Carini. Entrambe le opere sono, diciamo, liberamente consultabili, ovviamente con un minimo di accortezza. Tutto quello che è fondo antico, chiediamo alcuni dati aggiuntivi a chi viene a consultare, per esempio, vediamo un esempio di un documento di identità, però sono assolutamente consultabili e da tutti, senza particolari problemi. L'assessore prima diceva non sono poco noti, questo è vero, diciamo che sono noti tra gli studiosi. Del codice Sansoni l'anno scorso sono arrivate delle richieste da parte del Louvre di informazioni sulla copertina del codice. Appunto, l'archivio di Stato di Genova, che sta organizzando questa mostra dantesca in collaborazione con l'Università di Genova, ci ha chiesto, perché ovviamente loro sapevano, e un docente, un ricercatore dell'Università di Genova, è già venuto diverse volte l'anno scorso in previsione di questa mostra. La sovrintendenza di Imola è già venuta a scansionare tutta l'opera per darla a chi, ai membri del convegno che
sulle opere dantesche all'interno del, dell'esposizione genovese.